Vai. Allora, niente, Roberto, la prima è appunto quella, i tuoi ricordi del festival del cinema. Sono ricordi meravigliosi. Per un appassionato di cinema, non possono che essere bellissimi i ricordi di un festival vissuto nella propria città, vissuto e seguito poi anche professionalmente, perché allora ero corrispondente per il Resto del Carlino, collaboravo al Resto del Carlino Parma, la pagina ricordi meravigliosi. Certo, era un periodo, quella decina di giorni del festival, che era molto intenso, perché c'era poi il desiderio di seguire tutto, di vedere tutto. Festival sono fatti di tante sezioni, di tanti piccoli micro festival all'interno dello stesso evento. E c'era la voglia di vedere tutto, di seguire tutto, quindi uno tutto il giorno era impegnato, dalla mattina alla sera, doveva scrivere, doveva cercare di vedere, seguire le conferenze stampa, beh, insomma, un momento irripetibile credo per la città. Insomma, erano giorni in cui Salsomaggiore diventava un po' una piccola Hollywood. Diventava un po' una piccola mecca del cinema, passate in queste parole molto, molto grosse, ma per una città come la nostra erano giorni che non avevano riscontro, no? Nell'ambito delle manifestazioni che c'erano sempre state a Salsomaggiore.